Siamo in compagnia di Gianfranco Ianni, autore del libro Vadue, alla ricerca di un movente. Vogliamo sapere di cosa parla questo libro, di cosa tratta questo libro e soprattutto l'importanza, insomma, di affrontare queste tematiche ancora oggi, che sono attuali. Allora, il delitto riguarda l'assassinio di due fidanzati, Maria Pia Duce e Silvestro Vionna, che avvenne il 27 maggio del 1978 alle 12:10 esatte a Vadue, appunto, che è una frazione di Carolei. Per quanto riguarda l'importanza del libro, negli annali giudiziari non c'è un omicidio né precedente né posteriore al 1978 che sia di pari efferatezza. Le indagini furono condotte dal grande Alfredo Serafini, che era sostituto procuratore di turno quella notte, e furono particolarmente ardue, perché i carabinieri e la polizia non riuscivano ad avere, diciamo, una dritta, fino a quando poi la gente comune denunciò l'assassino di Maria Pia e di Silvestro nella notte tra la domenica e il lunedì 29 maggio. Quindi, diciamo che la popolazione dice: noi siamo omertosi. Beh, insomma, non è che siamo omertosi. Li denunciò per telefono e li denunciò anche a voce ai carabinieri, dando anche un indizio molto grave, e cioè l'assassino era stato visto nei pressi di casa sua con i vestiti sporchi del sangue delle vittime. Dove è possibile acquistare il libro? Online, oppure scrivendo alla casa editrice che sta nel segnalibro, o telefonando alla casa editrice.